Ragazze, oggi ho realizzato un nuovo makeup tutorial che punta tantissimo sullo sguardo, sui toni del blu. Per realizzarlo ho utilizzato soprattutto gli ombretti della nuova collezione autunnale di Pupa, quelli che vi ho fatto vedere nell'altro video, così vedete anche un po' com'è l'applicazione. Ed è lo stesso trucco che ho postato l'altro giorno su Instagram, che ho visto che vi è piaciuto moltissimo, quindi ho deciso di riprodurlo anche qui su YouTube. Vi assicuro che è veloce perché i prodotti sono davvero pochi, o comunque molto facile, molto semplice. Per tutte e allo stesso tempo penso che sia anche portabile, non è troppo drammatico, troppo forte. Secondo me è carino. Spero che vi piaccia. Come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E niente, vi lascio al video tutorial. Iniziamo! Allora, per prima cosa sfumo un ombretto color panna sotto l'arcata sopraccigliare con un pennellino abbastanza morbido. Poi prendo il color 001, l'ombretto in crema della nuova collezione autunnale 2014 di Pupa, e lo applico con i polpastrelli su tutta la palpebra mobile. Ora delineo la piega dell'occhio con questo marroncino e un pennello da sfumatura. Poi passo al secondo ombretto in crema, questo bellissimo color blu petrolio, sempre della collezione di Pupa, e lo applico prima un pochino con i polpastrelli e poi, per essere un pochino più precisa, lo sfumo con un pennello a penna. Aggiungo colore di volta in volta per ottenere un risultato, un colore graduale e uniforme. Poi, come vedete, quando voglio intensificare ancora di più il trucco, vado ancora ad aggiungere del colore e sfumo, sfumo, sfumo tantissimo. Ora voglio dare tridimensionalità all'occhio, quindi prendo un ombretto nero e sempre con un pennellino a penna, come vedete qui. Prima lo picchietto proprio nell'angolo esterno e poi con un pennellino pulito lo vado a sfumare. Lo potete sfumare verso l'esterno e nella piega dell'occhio, anche se volete con un pennellino un po' più grande, ma comunque l'importante è restare sempre in quella zona tra la piega palpebrale e l'angolo esterno dell'occhio. Adesso prendo la matita, questa è sempre della collezione di Pupa, la Multiplay, e traccio una linea di eyeliner, diciamo, che poi, siccome questa matita è molto morbida, la vado a delineare con un pennellino angolare. Poi prendo la matita e l'applico anche nella rima interna, come faccio qui, e con il pennellino vado a sfumare la matita anche nella rima inferiore, un po' verso l'esterno. A questo punto riprendo l'ombretto in crema color champagne e lo applico nell'angolo interno per fare un punto luce. E ora passiamo al piegaciglia. Piego le ciglia perché, come vedrete successivamente, metterò questa volta le ciglia finte. Siate clementi con me perché sto utilizzando una colla un po' particolare, senza lattice, perché quella a base di lattice è buonissima della Duo, purtroppo mi creava un'irritazione pazzesca e non la tolleravo per niente, mi bruciavano subito gli occhi, mi dovevo struccare. Probabilmente è proprio una questione di una sorta di allergia al lattice. Quindi sto utilizzando questa della Revlon, con cui mi devo ancora un po' abituare perché è diversa e più difficile da utilizzare. Infatti, se vedete, le ciglia finte non sono proprio attaccate alla perfezione. Ora applico il mascara per incollare le ciglia finte alle mie ciglia e passo al viso. Con una terra faccio una sorta di contouring, scaldo un po' l'incarnato, quindi vado a sfumare la terra sotto gli zigomi, un po' ai lati della fronte, lungo la mascella, e sfumo il tutto anche un po' sul collo. Ora do un tocco di colore alle mie guance con un blush super rosato, una sorta di rosa Barbie. Ne applico in abbondanza perché altrimenti non si vedrebbe molto. Bisogna avere una carnagione molto chiara per far risaltare questi blush, ma comunque secondo me l'effetto è carino. Invece sulle labbra utilizzo sempre un color rosato leggermente beige e abbastanza lucido.
quindi questo rossettino qui senza utilizzare matita né niente, perché voglio comunque un risultato molto molto naturale. E infine sfumo questo buonissimo illuminante di pupa sul viso, che ha un odore paradisiaco. E questo è il look finale, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a cliccare mi piace, in modo da poter ricevere prossimamente i miei aggiornamenti quando pubblico un nuovo video sulla vostra home page. Altrimenti YouTube vi oscurerà i video se non partecipate attivamente al canale, o almeno mettendo mi piace o commentando. E vi lascio qui come al solito i link ai miei social network e ai miei video precedenti. E ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!